Allora, in tantissimi mi avete chiesto ultimamente di mostrarvi la mia routine di trucco quotidiano, quindi senza occasioni particolari ma appunto quotidiani, perché ultimamente nei miei video mi dite che mi sto truccando bene, quindi ho deciso di farvi vedere come mi trucco al mattino. Niente, quindi vi lascio al tutorial tra virgolette. Un bacio, ciao! Allora, inizio con l'applicare subito un burro cacao, questo in particolare di H&M, e al miele e zucchero. Dopodiché applico sulle occhiaie il Mineralize Concealer della MAC, in particolare io uso l'NC30. Devo dire che per adesso che sono ancora leggermente abbronzata, in realtà sono bianca come un cadavere, ma non ho ancora il bianco proprio dell'inverno, come colorazione mi va ancora bene, mi trovo veramente molto molto bene con questo correttore per le occhiaie. Dopodiché applico lo Studio Finish, sempre il correttore della MAC, anche qui NC30. Questo è un correttore fenomenale per coprire rossori, brufoli, io ce l'ho tipo di tutti i colori, perché quando avevo i brufoli era l'unico correttore che riusciva a coprirmi qualsiasi cosa, quindi io lo consiglio veramente a chi ha problemi di cuperose o problemi di brufoli o rossori da coprire, e quindi lo vado ad applicare dove ho qualche rossore. Dopodiché vado ad applicare questa BB cream della Vichy, io ho il colore scura, me l'hanno messo in farmacia in questa scatolina, in questo campioncino, e nulla, ne vado ad applicare un leggero, ecco qua ve la faccio vedere, un leggero strato su tutto il viso, rimane molto molto delicata, va a dare ancora un pochino di colore al mio viso, che comunque comincia ad essere molto molto pallido, e la vado a stendere con le mani. Dopodiché fisso il tutto con un po' di cipria della MAC, la Mineralize Skin Finish, e io uso la tonalità Light Medium. Devo dire che questa cipria è molto molto valida, io l'ho quasi finita e tra un po' mi toccherà ricomprarla. E la vado ad applicare un po' su tutto il viso. Dopodiché applico la terra, io uso questa qua della Bianconiglio, in particolare la numero 4, è una terra che mi era stata inviata tempo fa, inizialmente non l'avevo usata, ma adesso sta diventando veramente la mia terra quotidiana, mi piace moltissimo perché non ha nessun tipo di brillantino all'interno, è opaca e secondo me è molto valida. Vado poi a mettere in ordine le mie sopracciglia, uso un pettinino, una matita della Make Up For Ever che però purtroppo è praticamente alla fine, quindi non riesco a capire che numero sia, ma è veramente valida. Applico poi su tutta la palpebra mobile un Paint Pot della MAC, il Bare Study, che va a dare un po' di lucentezza. In alternativa, quando sono a casa mia, qua ero a casa del mio ragazzo, utilizzo anche un ombretto, anche quello della Naked, un po' luminoso. Vado poi ad applicare questa matita della Benecos, che si chiama Natural Casual, sull'angolo della palpebra mobile esterno e sotto, e dopodiché lo vado a sfumare con questo pennello di Zoeva, il numero 320, scusate, e lo vado a sfumare bene sia sopra che sotto. In alternativa, certe volte uso anche la matita marrone, a seconda insomma di che cosa ho a disposizione. Applico poi il mio mascara preferito in assoluto, l'I Love Extreme di Essence, è un mascara fenomenale, costa 3,29 euro, è stupendo, io ve lo consiglio davvero tanto. Questo è l'effetto, come vedete fa delle ciglia strepitose. Applico poi per infine il blush, questo qua è della Givenchy, il Prism. Lo applico per ultimo perché comunque vedo sempre di non aver fatto gli occhi troppo carichi, in modo da dosare bene il blush. Se gli occhi non sono molto carichi ne metto un po' di più di blush, se invece gli occhi sono carichi ne metto meno per non esagerare troppo. Metto poi uno dei miei rossetti preferiti che è il Syrup di MAC. Mi piace veramente, veramente tanto. È un colore molto simile alle mie labbra, ma leggermente più scuro.
Completo poi il tutto con l'acqua profumata della Perlier, in particolare questa al profumo fiori d'arancio. Mi piace tantissimo profumare i miei capelli e i vestiti con questa acqua profumata. E dopodiché sistemo i miei capelli. Il trucco è finito, qua avevo i capelli mossi perché la sera prima me li ero fatti col ferro, quindi insomma risultano molto più belli e voluminosi rispetto al solito. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo trucco da tutti i giorni. In realtà, ripeto, non è nulla di che. Spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere se volete altri trucchi così da tutti i giorni. Un bacione, ciao!